Sanremo e Festival di Sanremo. E poi, dopo il successo di ieri, ti sei pentito di non essere tornato prima? No, non mi sono pentito, perché evidentemente tutto nasce the right thing in the right moment, come diciamo, lo dico scherzando. E vabbè, bisogna, devo dire, noi raduniamo successi con Barbara, Gianni, con Nunzio e Massimo in tutto il mondo, devo dire, l'orchestra italiana è stata un po' sottovalutata. Noi abbiamo riscoperto quel filone straordinario della canzone napoletana, ma non facciamo solo quello, facciamo anche la canzone italiana, un omaggio a Modugno di Ciao Ciao Bambina, facciamo un po' di swing, addirittura raccontando lo swing italiano degli anni del dopoguerra, quando, come tanti gli italiani, io ero di quella generazione, volevamo dimenticare quello che era successo e quindi si inventavano canzoni stupide, che poi sono le antesignane del demenziale che è andato avanti con, lo devo ricordare, perché con gli Schiantos che io ho battezzato, e come no, ecco, facevo una trasmissione, si chiamava L'altra domenica, e lì battezzammo gli Schiantos con un servizio di Silvia Nicchiarico meraviglioso fatto a Bologna, lancio di ortaggi, mi piacciono le sbarbine e tante altre cose. E un antesignano poi della musica umoristica, delle canzoni demenziali, che poi sono state naturalmente celebrate alla grandissima dal mio amico di Elio e le Storie Tese, che io amo moltissimo e che considero, per la verità, un po' il mio erede, perché come me gli piace andare da un'altra parte. Grazie. L'ultima domanda, sì, perché maestro, c'è la conferenza stampa.